Questo, ragazzi, potrebbe essere l'inizio di una barzelletta. Io, Alboreto. Dove mi porti, papà? E Anima, stiamo andando a fare una cosa pericolosa su quattro ruote, ragazzi. Che stiamo andando a derapare con una Skoda? Sono estasiato da questo momento, Alboreto. Era da anni che non entravo in pista. Madonna, ma fortissimo quelli lì. Me l'avevano venduta come una cagata. La sensazione di andare in pista era tanto che non la provavo io. Tu non l'hai mai provata? Io non l'ho mai provata. E oggi proviamo il car race. No. No. Possibili titoli del video sono: o io, Alboreto e Anima andiamo a fare rally, o Alboreto si schianta a 200 km/h. Preferirei la prima. Però sai che views con la seconda. Oh no. Ragazzi, grazie solo a Kevin che oggi siamo qui. Allora, io so che tu eri un pilota di motocross, o sei ancora? Ero, ora faccio un po' più da istruttore ai bambini, mi sono spostato più sulla scuola. Adesso però sei dedicato al rally, giusto? Esatto. Spiegami che cos'è Gino VRC. Allora, Gino VRC è un'academy di rally. E questo progetto è nato appunto per trasmettere innanzitutto la passione che abbiamo per il mondo rallistico e coinvolgere appunto ragazzi sia per principianti che per piloti più esperti. Mi ha ricordato un po' il Monza Pizza Bike Park in versione rally. Esatto. L'obiettivo, la mission fine è la stessa: cercare di avvicinare più persone possibile allo sport che, come la mountain bike, come lo slopestyle, non sono estremamente famosi o esatto, estremamente riconosciuti in Italia, però sono sport, ragazzi, che sono divertentissimi, fighissimi. Adesso poi andremo a provare mini GP 306 cavalli versione stradale, quindi è macchina da briefing per fare un po' la ricognizione, ci spiegheranno esatto come funziona. Poi saliamo su una macchina vera e propria da rally. Vogliamo dire una cosa però, perché secondo me le persone non sanno che, cioè, ok, uno dice vabbè, ma sono una Peugeot 208. Questa vettura di serie ha ben poco. Oggi lo usiamo il freno a mano. Lui è il coach. Ecco che qua. Mi piacere, piacere. Ma chi è che ci fa cagare addosso dopo? Sempre io. Sei sempre, sempre io. Io sono difficilmente impressionabile. No, non è vero. Quindi monto il pannolino. Un po' di nozioni di guida, guida sportiva, ma applicabile ovviamente anche su strade di tutti i giorni. Albi, dov'è che freni te? Non credo usi i freni, l'Alboreto, proprio. Rapinatore. Facciamo un giro di ricognizione sulla mini GP. Vai a vederla. Bello, un modo totalmente diverso da quello che avevo in mente per i kart di guidare. Cade, cade, bravo, bravo, sa cosa si fa. Cioè, è stranissimo rispetto al go-kart. Ma la cosa che mi dava più fastidio era il cambio, ragazzi. Perché il cambio non è diretto. Cioè, quando tu schiacci la paletta, in realtà ci mette un po' a cambiare. Quindi devi ragionare in anticipo. Poi adesso io ho fatto solo 3 giri. Proprio perché questo è solo per capire com'è la pista e scannare, in teoria, sulla macchina vera da rally. Sono curioso di vederti io. Golosone. Posso entrare? Ma chi è questo? Chi è questo qua? Cosa sta succedendo? Chi è questo qua? Cosa mi hanno attaccato? Cos'è che stai facendo? Non lo so nemmeno io. Ragazzi, Albi, il muro, eh. Muro, fratelli. Saluta. Per tutti i miei cari, li saluto e gli ho voluto bene. Arrivederci. Mica l'automatico? Non hai mai guidato? No, una volta. Madonna, mi sembra di stare a rally di Monza. C'è Drid. Lo sento, entro convinto? Sì. Porca c***a. Porca c***a. Quanto cazzo va? Oh! Cosa devo fare qua? C'è un tipo dietro. Madonna, che paure. Prendo il cordolo?
chiudo. Vai adesso, spostati a sinistra che facciamo passare. Vai, passa, 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 il boletto ti lascia passare. Ok, frena. Seconda. Seconda. Ah, chiude un botto qua, figa. Largo. Stringi, stringi, stringi qua. Cioè, stringi e poi riallarghi. Okay? Ma io così, allargo e stringo più in là. Devi sempre praticamente allarghi per la curva dopo, quindi qua stringi, vai a stringere. Qua stringo, allargo, 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 scalo. No, 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 niente. Ah, ma c'ha dritto! Okay. Ma incredibile, qua stringo. Qua allargati. Allargo. Riuscita, ti allarghi. Porca troia. Mamma mia, ma incredibile! Largo, 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 largo. E qua la stringo. Madonna, cosa devo fare? A quanto sono di marcia? Non l'ho capito. Ho scalato prima, vaffanculo. Qua stringo, pelo, allargo. Devi fare tutto. No, mi dissocio. Cioè, la mia reputazione è distrutta. Ti dica la prima impressione. Super figo. Cioè, proprio da fuori sembra che vai molto più piano. Figa, dentro è un po' lentone, diglielo. Vorrei puntare tutto su Albi la prossima stagione, perché ho visto del talento in lui. C'è del talento. Ho sbagliato un paio di marce così al volo, okay. Però è figo. Tipo il rettilineo, che invece che mette la marcia a scali. No, no. Vai, marcia subito. Però no. Sarri. Sarri, 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 Sarri. Oh la Madonna, qua da clavicole inchiodate. Ah, sì, eh. La clavicola rotta qua fa sentire la. Allora, direi di fare l'accensione. Oh la Madonna. Figa, senti qua. Devo un altro feeling, eh. Lo vedi lo sguardo la Dominic Toretto? Lo vedi? Guarda. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Subito, occhio che qua ti giri, se la fai forte, bravo, così, frena forte, di più, frena un pelo di più, bravo, più di gas, via, giù tutto, frena forte, molla i freni, piano col gas, ok. Subito qua, non esagerare questa, eccola. Giù una frizione, sì. Ok, si spenta, sì. Okay. Prima accendi, accendi, che minchia accendi, che minchia accendi, 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 minchia accendo, sta minchia accendo tutte cose, tu puoi accendere un pelo? No. Vai, via, andiamo via, andiamo via. Adesso qua cambi, ma poi riscalami, vai. Ok, frena forte. Bravo, oh, così, hai capito? Deve essere un colpetto. Bravissimo, solo, è proprio solo un'inezia, via, però. Oh, bravo, bene. Piano, filo di gas. Bravo, così. Sai perché ti parte? Perché stai frenando troppo storto ancora. Sento, esatto. Vai, vai in imbardata, via, diciamo. Vai, 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 vai. Frena forte. Bravo, così. Frena forte. Bravo. Filo di gas. Perfetto. Frena forte. Dentro e via. Marcia. Stai largo. Frena prima. Qui verrebbe quasi da tirare il freno a mano. Sì, ma tanto ti gireresti lì. Marcia, frena bene. Bravo. Più largo. Adesso utilizzi tutto. Vai, più di gas, frena bene. Dentro tutto. Bravo, così, bene. Ora. Frena forte. Molla i freni. Bravo, così al largo. Due marce giù. Bravo, così, bello secco, deciso. Beh, esatto, bisogna solo un attimo dentro, capire. Beh, ma è normale, oh. Sei qua apposta, non come si dice. Esatto. Frena bene, gira dentro. Vai, giù tutto. Non esagerare. Via, giù tutto. Adesso qua, stai più largo, marcia subito. Largo, 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 aspetta. Dentro adesso, bravo. Piano, via, giù tutto. Frena forte. Con le freni.
chilo di gas, non esagerare, frena forte, bravo, chilo di gas, portala via, via. Bene, come è andato? Bello, bello, no, ma tu sei sì, bravo, nel senso, bisogna... devi solo ascoltarmi, ma... no, bisogna concentrarsi molto bene. Madonna, altro che. Sì, sì, infatti pensavo di parlare, ma invece... No, no, no. Ok. Allora, ragazzi, godetevi il momento più bello. È cattivo, sei incazzato. Il momento più bello, Alboreto che sale con il maestro che scanna. Godiamoci la reaction. Aiuto! Cazzo! Sei pronto? No, non me lo merito! Papà, I'm loving it. Va bene, adesso l'obiettivo è fare il poker face. Stiamo volando. Non stiamo volando. Ma che stiamo volando? Ma cazzo. Cazzo, era vicinissimo. Malpensa, termina tu. Il volo per Ibiza. Dovete collare. Oh, Cristo. Oh, Santa Maria. Che bello. Dai, un altro giro. No, non mi sono impressionato. Secondo me il secondo giro possiamo performare di più. Adesso sarò in silenzio. No, guarda, non mi impressiona più niente. Mi sta congelando il naso. Oh mio Dio. Era vicino, eh. Che occhio che hai. Devi fare dei parcheggi della Madonna quando sei in giro. Ma dei parcheggioni proprio di quelli che quando ti parcheggi. Olè, olè. Dov'è qua? Vicino? Vicino, sì. Che parcheggione. 50, 25. Caso è. Ma hai detto che non ti impressionavi più? Ma hai ragione. Sto finito. Non mi impressiono più. No. Cazzo, ma al posto di andare a gatto la gente dovrebbe venire a fare tassi. Un applauso. Un applauso amiche. Complimenti. Allora? No, niente di che. Giravo più forte io alla fine. Ok, ragazzi, temo tutto. Senti qua come la fa girare, vediamo. Oh, facci vedere come si guida sta cazzo di macchina. Guardalo qua come cazzo si guida. Bello, bello cazzo, bellissimo cazzo, la frenata qua, puttana, sì, bello, mi è piaciuto un sacco, cazzo bello, bravissimo, grande. E parte la telecronaca, mi sta già... Io... La telecronaca devi fare. Mi sembra all'inizio del roller coaster, sai quando ti devi buttare appena c'è la discesa, no? Ma io dove mi appendo? Da nessuna parte, tieni il sedile. Così. È così che si guida, vai, supera questo, sto mona. Questo è bellissimo. No, io voglio tornare per imparare tutto ciò. Che bello, ma che bello! Senza parole! Sì, ma qua dobbiamo superare! questa era simile a quella alla mia, vero? Più o meno del tuo. Ce l'hai una fidanzata, no? Sì, moglie no, e figlia. Peccato, se no mi proponevo. Per andare in giro tutti i giorni, via. Esatto. Grandissimo, grazie. Grande. Cioè, perché quindi così? Cos'è che hai fatto? Cioè, avrei fatto sicuramente qualcosa. Fortunatamente sono riuscito a correre diversi anni. Subito mi sono subito buttato nel campionato italiano. Ah, ok. Ho fatto 3 o 4 trofei dove li ho vinti. Ok. Ero pilota ufficiale Peugeot. Ah, quindi diciamo quindi un'esperienza su questa la macchina. La conosci bene questa. Sì, sì, sì. Ma se già una Peugeot 208 va così, una VRC non prossimamente lo so. Dovremmo chiedere a Alessandro Gino se ti porta a fare il giro. Ho sentito VRC? Io copiloto. Tu però bravi? No, non puoi. Perché non no? Puoi. No, no, no.
Sei facilmente impressionabile. Avevamo uno che guardava il panorama, uno che rideva e uno che urlava. Sì, esatto. È una barbelletta. Io non ho urlato. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Uno, grazie mille per l'esperienza, è stato fighissimo. Penso che tutti noi pazzesco, siamo rimasti super sorpresi dall'esperienza. Grazie. Non mi aspettavo che una macchina così piccola come una Peugeot 208 ti potesse regalare così tante emozioni. La prossima volta Subaru Impreza. Vediamo. Ha detto vediamo. Non sono io il capo. Hai... Tu amma umma umma vai. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tra l'altro anche Kevin ha un canale YouTube, quindi iscrivetevi anche al suo canale. Sasha invece non ha un canale YouTube. Non ce l'ha. Seguitemi su TikTok, no, che no, non no, pubblico da 8 mesi. Niente ragazzi, ringrazio anche Gino VRC per l'esperienza, che è quello che ha fatto tutto. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella. Allora.